When the world is in trouble, when our future is in danger, we call upon one man. But when he's busy, he calls. Sean Devine, motherfucker. Sinner's music, I'm here to satisfy. You're moving with us, luggage ready, you can feel the stride. No reason to feel dirty, just take a look at me. I'll give you what you want, let's take your time for ecstasy. We wanna shake with us, your time is your style. I wanna feel some Il super show di Telebari mette le tende al Teatro Petruzzelli, come in ogni luogo dove l'arte regna sovrana. Di scena su questo mitico palcoscenico c'è Giselle, con una prima ballerina d'eccezione, la stupenda Eleonora Bagnato. Noi l'abbiamo incontrata alla presentazione del suo libro, Un angelo sulle punte. Andrea Di Sclero cosa ha fatto? Sulle punte è andata ad incontrarlo. Guardiamoci l'intervista. Di piedi mi avvicino ad una grande stella della danza, Eleonora Bagnato. Ciao Eleonora, benvenuta a Bari. Grazie, questa è un po' adesso la mia città, direi, dopo Palermo, dove sono nata, anche se sono andata via a 12 anni, adottata dai francesi. Parigi è la mia seconda città, ma adesso è arrivata anche Bari. Però siamo sul podio perlomeno, terzo posto Bari, Parigi e Palermo, te lo concediamo. Che sensazione ha salire sul palco del Petruzzelli? Ma intanto questo è stato un debutto molto importante per me come artista, perché è la mia prima Giselle, nel mio primo incarico come consulente artistica, portare un balletto che ha fatto sognare tanti e tante ballerine, per interpretarlo e soprattutto in un grande teatro come il Petruzzelli, che hanno ballato le più grandi ballerine. Quindi oggi è il mio obiettivo riportare la grande danza al Teatro Petruzzelli e soprattutto fare capire a tanta gente che c'è ancora tanta passione per la nostra disciplina. Si vede anche dagli incontri che stai tenendo, se hai incontrato i ragazzi di qualche accademia di danza e adesso ti appresti a presentare anche il tuo libro. Sì, il mio libro, Un angelo sulle punte, è una prima piccola biografia, intanto per i miei ricordi da bambina, per fare capire che se hai una passione con la volontà e con dietro una famiglia che ti vuole bene, e con la testa, con la forza e tutto il resto, la fortuna anche, riesci ad ottenere il tuo sogno, che comunque era quello di diventare prima ballerina all'Opera di Parigi, e soprattutto adesso è arrivato l'incarico come consulente artistica al Petruzzelli, e un futuro vedo anche come gestione del massimo di Teatro Massimo. So che anche questo sogno hai. Ma prima mi penso al Petruzzelli, perché per ora sono qua e devo dire c'è tanto lavoro, e soprattutto per portare avanti un futuro nei teatri e per far vivere sempre di più la danza. So che la tua prima scuola di danza era sopra il negozio di tua madre, se non sbaglio.
Sì, forse è stata una fortuna che l'insegnante Marisa Benassai aveva questa scuola, questa piccola scuola che esiste ancora e che torno spesso a trovarla, e tra l'altro verrà a vedermi ballare domani sera anche lei, è la direttrice dell'opera, quindi ho un legame tutto insieme qui al Petruzzelli. Hai sposato il mondo della danza, ma hai anche qualche flirt con la TV e con il cinema. Che rapporto hai con questi altri settori? Ti abbiamo visto con Figaro Picone, Sanremo, anche Dolce Gabbana, so che sono tuoi intimi amici. Sì, ho un rapporto con la moda perché intanto mi piace e soprattutto ho avuto la fortuna di incontrare dei grandi anche della moda, da Lagerfeld, da Lacroix che ha creato dei costumi per l'Opera di Parigi, a Stefano e Domenico che sono tra l'altro anche miei amici, ma soprattutto li adoro come artisti perché sono dei grandi stilisti e vesto spesso con il loro marchio, quindi sono legata molto a loro, sì. Con la televisione ho un rapporto da tanti anni adesso e mi diverte, e il cinema, spero che ce ne saranno altri progetti. Torneresti a recitare con i tuoi fratelli adottivi Figaro e Picone? Beh, loro sì, subito. Ultima domanda prima di lasciarti, ci consigli qualche posto di Palermo e qualche posto di Parigi dove tu proprio che tu ami particolarmente? So qualche pasticceria molto buona di Parigi. Ma la Durée a Parigi, e a Palermo le arancine dal Bar Alba e il ristorante mio preferito di pesce sul mare a Mondello, dove sono nata, Sympathy, che c'è una grande cuoca. E a Parigi l'Hotel Cost, dove vado spesso. Eleonora, io in punta di piedi ci provo e ti saluto e ti ringrazio. Grazie.